Bitcoin si presenta con una curva rialzista da spavento, sicuramente una delle tendenze più forti degli ultimi 20 anni, e questi movimenti sembrano a volte impaurire, ma poi riprendono fortemente al rialzo. E come il caso degli ultimi mesi, in cui poi dopo una forte pausa si è ritornati in alto. Il movimento del Bitcoin tende a muoversi verso i $6.000, quindi se siete in posizione è molto probabile che vi conviene ancora stare long, magari mettete uno stop in pari. La posizione che vedete qui l'abbiamo aperta esattamente giovedì scorso, quindi l'abbiamo aperta assieme a voi durante il webinar, e attualmente è in buon guadagno. C'è un rischio anche a zero, perché abbiamo messo uno stop loss praticamente in pari, e in realtà è un po' sopra, almeno ci copre un po' i costi di swap, e quindi non direi che ci sono motivi per valutare una posizione a ribasso. Se poi scendete di time frame, daily, H1 e altro, noterete che i movimenti del Bitcoin di solito sono molto molto repentini, molto forti, e anche qui la posizione rialzista attualmente è sempre quella da preferire. In realtà vi dico che secondo me, avendo il Bitcoin una volatilità veramente estrema, forte, quasi imprevedibile, cercate di tradare con il grafico weekly, perché è talmente forte questo movimento, anche infrasettimanale, che sembra quasi un grafico daily. E visto che sono degli strumenti molto, tra virgolette, pericolosi, meglio poterli tradare con un grafico magari un po' più chiaro. Quindi, fatta qui la pausa sul Bitcoin, torniamo nella MT4 e prendo in considerazione alcune delle coppie che io seguo anche, diciamo, personalmente per me, e poi iniziamo anche a leggere tutte le richieste che stanno arrivando su anche su altre coppie, magari saranno anche identiche a quelle che sto per presentarvi. Allora, intanto l'euro-dollaro, partiamo anche con questo, perché è un'altra delle coppie Forex che, diciamo, tra le più richieste anche durante la settimana, mi arrivano diversi messaggi su Telegram o via email, quindi meglio andarlo a prendere adesso, così togliamo il dubbio un po' a tutti. Abbiamo qui partiamo sempre da un grafico weekly, come sempre vi ho detto. Il grafico weekly cerca di essere un po' più pulito rispetto ad altri. Questo grafico magari vi può sembrare un po' sporco, ma vi assicuro che ho cercato di mettere il meno indicatori possibili. In realtà ce n'è uno solo, che è l'Ichimoku. Tutte queste frecce derivano sempre dall'Ichimoku, le ho studiate appositamente con l'Ichimoku, quindi mi servono solo per semplificarmi un po' la visione della tendenza. Sul weekly per me inizia qui una fase laterale, cioè è finita in realtà una fase di rialzo importante, anche se nel lungo periodo era visto come, anzi no, scusate, qui siamo nel weekly, quindi dobbiamo modificare un attimo la nostra visione, eccola qua. Quindi è finita una fase di rialzo, abbiamo un'ultima parte attualmente ancora riportata, diciamo, in rialzo. E lo si vede perché sia abbiamo un indicatore in verde, ma anche una forza di tendenza che in H4 è molto più evidente, quindi ha fatto una pausa e si riporta dentro. A questo punto il filtro così funziona meglio, quindi abbiamo a questo punto una forza evidente che ci riporta sopra l'Akumo e 1.1831 la quotazione attuale. Non escludo che una volta che, diciamo, è riuscito a
scrollarsi di dosso questa forza ribassista che l'aveva tratto qui sotto e quindi riesce a muoversi anche sopra l'Akumo, l'obiettivo potrebbe essere anche molto più ambizioso verso l'alto. Vediamo se riusciamo a trovare il valore, il valore orizzontale ideale, che sarebbe, ecco qui, in questa zona 1,18, quindi un doppio massimo, diciamo, rispetto alle posizioni precedenti. Capisco perché WeTrend non mi ha segnato quell'indicazione. Ci sarà sicuramente qualche elemento che non l'aveva fatto aggiornare. Bene, quindi sull'euro-dollaro manterrei una visione rialzista finché stiamo sopra questo Kumo futuro che si sta ritrasformando in blu, quindi tutto mi fa pensare a una tendenza rialzista. Anche la CQ SPAN sta per attraversare i suoi prezzi, quindi questo è, diciamo, un piccolo ostacolo attuale, il resto è tutto orientato al rialzo, quindi cercheremo di mantenere questa visione rialzista con più, diciamo, con una tendenza un po' più chiara. Poi passiamo a USDN. USDN ha una configurazione praticamente nel weekly laterale, ma non solo nel weekly, cioè da aprile a ora praticamente ha fatto dei movimenti alti bassi molto difficili da studiare, da valutare. Si mantiene adesso sopra l'Akumo e nel daily ha visto una prima debolezza che è quasi arrivata alla Tenkan per poi riesplodere verso l'alto. Allo stesso tempo, tornando invece a un time frame più basso, quindi che possa interessare chi vuole muoversi in intraday, il movimento interessante è stato questo rifiuto, diciamo, del prezzo di scendere sotto la Kinshun. Prezzi che sono stati attratti da questa Kumo in orizzontale e che presumibilmente potrebbero riportare verso i 113 in intraday, parlando quindi di magari una direzione da qui a domani. Nel weekly la posizione invece che per me rimane ancora rialzista, potrebbe avere degli obiettivi intorno ai 115 per poi addirittura anche intorno ai 118, quindi un movimento attuale al rialzo. Guardate questa nuvola com'è piatta, ma anche come ha questa zona fortemente ben salda, che non permette sicuramente una discesa notevole. È importante. Dunque, rimaniamo con diciamo questa voglia di muoversi al rialzo e speriamo di riuscire a mantenerla anche noi per i nostri tipi di operatività. Passo poi all'euro-yen, un'altra delle coppie su cui lavoro tantissimo. Abbiamo dal weekly una forza rialzista molto più evidente rispetto a quella di USDN, anche se le ultime candele sono delle candele tutte inside rispetto a quella del 17, quindi che termina il 17 di settembre, quindi un mese praticamente di lateralità, di range. È importantissimo a questo punto crearci qui un rettangolo giallo che ci dimostra effettivamente il possibile breakout sopra sotto e la relativa forza. Se vado a zoomare un po' sulle linee di, diciamo, possibile target, io vedo il 138 come target ultimo, questo lo dico dall'estate, quindi da agosto, e piano piano ci stiamo avvicinando, oppure un break sotto la Tenkan rossa, che come vedete anche questa tiene i prezzi da aprile, da fine aprile. Un break di questa Tenkan rossa invece aprirebbe le strade al ribasso verso
nella Kijun e poi anche 123. Nel daily c'è anche da analizzare un altro aspetto. Fatemi controllare un attimo una cosa. Lista indicatori, ma qui non c'è, va bene, perfetto. Nella visione, diciamo un po' più lenta, un po' più vicina all'H4 sul Yen, quindi intraday, io vado a valutare sempre delle tendenze diciamo, vicine che possono darci altri spunti, altri livelli operativi. E guardando questi elementi, i primi due sono a 133 e 132,50. E oltre a questi minimi che come vedete sono paralleli e che creano questo schema. Quindi il supporto attuale 133 molto vicino, se breccato potrebbe arrivare a 132,50 nuovamente, movimento che lo ha fatto stamattina durante diciamo, la conferenza del Premier spagnolo che voleva applicare l'articolo 155 sulla Catalogna e che ha creato un panico sull'euro e quindi lo ha toccato e adesso sembra un po' ritornare indietro. Eventualmente sotto 132 ci riportiamo di nuovo a 131,80. Il movimento di rialzo però potrebbe concludersi effettivamente qui intorno al massimo precedente, cioè 134, quindi stiamo qui a vedere un po' se i mercati ci daranno ragione o meno. L'ultima coppia, no, ovviamente ce ne sono altre due da me seguite, abbiamo l'euro sterlina che sta salendo con una forza incredibile e che stavolta vorrebbe rompere nuovamente quota 90 0,90. Guardiamo un po' la configurazione, abbiamo tre candele rialziste ma comunque un po' sporche e la Tenkan che ci fa da tetto. Se questa Tenkan riesce a superare, a indebolirsi e quindi i prezzi riescono a superare la Tenkan, sicuramente il movimento rialzista esploderà con una migliore forza. Noi siamo attualmente in long, come potete notare, e l'obiettivo, non lo nascondo, è intorno a 0,90, quasi 0,91, quindi breakout che vada a riportare i prezzi su dei livelli precedenti. Diciamo che anche l'Ichimoku è un po' tutto orientato al rialzo, quindi non avrei dubbi, se non quindi una conferma ulteriore sopra la Tenkan, andando su un H4 i movimenti rialzisti sono stati molto evidenti, abbiamo la cycle span sopra i prezzi, spinta quindi da dentro a fuori l'Akumo e quindi tutti questi movimenti attualmente non possono che non essere al rialzo. Nel caso in cui invece mi sbagliassi, dove può arrivare verso il basso? Sicuramente potrebbe nuovamente cercare di appoggiare la Kumo, quindi muoversi così pian piano e arrivare a questo livello 0,8950. Quindi che cos'è questo livello? È sicuramente un livello di stop loss ideale per chi magari è già in posizione e vuole cercare di mantenere una visione di medio termine. Ok? Ultima, e poi passiamo alle vostre domande, la sterlina yen. Prendiamo pure qui il grafico. La sterlina yen che cosa ci mostra invece? Sul weekly ci mostra una figura anche qui che ha avuto sì una forza diciamo abbastanza
evidente ma alternata, e anche adesso si sta formando questa fase di alternanza. Con le ultime 4 settimane all'interno dell'altra. Quindi anche qui potremmo andare a disegnare questo rettangolo importante che nelle breakout, diciamo, di questo rettangolo ci andrebbe a determinare effettivamente la forza migliore, quindi per il futuro. Se volessimo vedere dei target, abbiamo addirittura un 167, molto molto ambizioso, non lo nascondiamo, forse anche ci può fare anche un po' paura. Nel mezzo invece ci sta anche un altro piccolo target che è 158 e 68, sono sempre 1000 punti, quindi non è sicuramente una piccola passeggiata, ma questo ci fa capire che se riusciamo a breccare questo rettangolo, le posizioni devono essere mantenute al rialzo. Andando poi a visionare anche sia il daily, ma che soprattutto mi interessa anche l'H4, che cosa succede? Nell'H4 abbiamo una fase laterale molto lunga, guardate che siamo in fase laterale da inizio mese, ok? Quindi qui è normale che se avete avuto dei problemi, degli stop loss, è normalissimo. In questi trade così sporchi è difficile tirar fuori qualcosa di buono. Adesso il prezzo sta addirittura scendendo, mentre vedevamo USDN che recuperava dai minimi, l'euro yen pure che aveva creato un movimento molto forte al rialzo. La sterlina yen invece si sta mantenendo sui bassi, addirittura sotto la Kumo. Quindi attenzione, perché significa che attualmente il movimento laterale potrebbe ancora continuare per un po'. Tra l'altro vedo che questa fase laterale non ha fine di ciclo, quindi potrebbe spingere ancora un po' verso l'alto. Poi inizio a leggere alcune domande. EURTRI, EURTRI, in base alle varie pronunce. Ok, prendiamolo, partiamo sempre dal weekly, vediamo un po' che cosa abbiamo. Abbiamo una tendenza rialzista molto interessante. Ci sono per il lungo periodo sicuramente solo segnali rialzisti, quindi se siete in posizione short starei molto attento. Nel daily si nota anche qui una pausa all'interno di questa zona, quindi anche qui potremmo dire che c'è stato in formazione un rettangolo. Però abbiamo una forza attualmente rialzista, quindi io continuerei a studiarmi solo posizioni al rialzo. Nell'H4 la conferma dell'eventuale rialzo c'è per un nuovo trend rialzista, magari, quindi se volete rientrare long, lo farei sopra la Kumo e già sopra la Kinshin, sia anche sopra la Tenkan, e la Ichigo Span sta attraversando i prezzi in questo momento, quindi la fase di pausa laterale potrebbe essere terminata. Entrerei, diciamo, sopra questo livello di buy stop che in automatico qui mi è stato creato, con stop precisamente sotto l'Akumo. Quindi questo è il mio range e lo andrei a valutare con un rischio di con un rapporto rischio-rendimento di 1 a 3. Non mi metterei attualmente a ribasso. Poi il FTSE MIB per Roberto, sì, andiamo a prenderlo. Sulla piattaforma si chiama Itacash, weekly, sempre, partiamo dal weekly. Il nostro FTSE MIB ha avuto un anno ottimo, rialzi forti, decisi. Che cosa si nota? Si nota che le ultime 2 settimane sono state deboli.
Non siamo ancora sotto la Tenkan, anche se ci siamo avvicinati tantissimo, e la Kinshin invece ha un balzo verso l'alto. Il nostro Cicuspana si mantiene sopra i prezzi, anche se con un po' di debolezze, e la Kumho è fortemente rialzista. Il movimento attuale non ha dei target superiori, quindi in questo caso prenderei come in considerazione i massimi, diciamo, raggiunti intorno a 24 punti, nel caso di continuazione del trend rialzista, cioè 24.000. Nella visualizzazione invece dei nostri movimenti intraday, direi che se il mercato dovessero, se in generale tutti gli indici dovessero iniziare a scendere, perché si vocifera che siamo troppo alti, il prezzo ormai sia dell'S&P 500, del DAX è troppo alto, adesso devono crollare, però prima che vanno in crollo sicuramente faranno prendere un bel po' di stop. Quindi seguendo questa logica direi, è vero, oggi c'è stata una prima ondata di diciamo, movimento verso il basso, ribassista, ma siamo sul daily ancora sopra la Kumho. Non mi meraviglierei se domani vedessi una giornata rialzista, poi magari qualche altro picco con un massimo relativo, fino a raggiungere con un'estrema, diciamo, precisione una specie di rettangolo su questa zona. Da qui il breakout della linea di 22.000 punti è interessante perché sotto i 22.000 punti possiamo metterci short, primo obiettivo quasi a 21.000 o 21.200, secondo obiettivo 20.500. Quindi il mio pensiero va sulla Kumho Daily che se breccata mi aprirà le porte per il ribasso. Finché stiamo qua non farei neanche long, intendiamoci, perché anche io penso che siano ormai un po' cari, però Cicuspana non è ancora attraversata e non possiamo pensare che questo movimento di ribasso attuale non abbia un altrettanto movimento di respiro, poi di concentrazione del trend per poi finalmente breccare. Ok? Fase alternativa invece potrebbe essere la seguente. Abbiamo questa fase di respiro, quindi dopo il ribasso, una fase di respiro, concentrazione dei prezzi, quindi una fase di lateralità, triangoli, wedge, quello che volete. Come lo volete chiamare, qualsiasi, Cicuspana che farà questo movimento sotto i prezzi, ma leggermente laterale o rialzista, nel momento in cui esce fuori, saremo di nuovo qui in rialzo per andare a cacciare i 24.000. Quindi, fase A, possiamo dire, rialzista, fase B, ribassista, hanno un elemento in comune. Qual è questo elemento comune? Che da qui, possibilmente a fine anno, vedo una lateralità del mercato. Ok? Quindi questa è una mia personale idea, ma spero che verrà condivisa anche da alcuni di voi. Poi, Morena, mi sono perso i primi 10 minuti, l'euro-dollaro. Sì, in effetti abbiamo parlato dell'euro-dollaro, magari ci ritorniamo adesso velocemente. Allora, l'euro-dollaro, dicevamo, dal weekly tendenza rialzista, fase di pausa, nel daily si nota che siamo ancora dentro questa Kumho e il movimento attuale potrebbe continuare ancora ad essere un po' debole, un po' laterale. La mia idea è sempre di tradare o sopra o sotto la Kumho, quindi attualmente diciamo che non ci sono molte operatività intriganti sull'euro-dollaro. Adesso il gas naturale. Allora, non so se c'è il natural gas su XM, magari aiutami se sai se già c'è, perché non è un sottostante che di solito vado a seguire, ma penso che non c'è,
magari controlla, fammi sapere se c'è. Poi il DAX, andiamo a prenderlo subito. Il DAX ha viaggiato sopra i 13.000 punti. Che cosa possiamo dunque aspettarci da questi movimenti così, così forti? Dov'è? CAC Eurostoxx, ITA, eccolo qua. Questo è il DAX. Guardate un po' che cosa ha creato nel weekly. Ci ha praticamente beffati perché è arrivato ai 13.000, ci ha giocato sopra, adesso di nuovo tende a rompere di nuovo la soglia dei 13.000, e guardandolo sul daily invece vedevamo, o iniziavamo a vedere, una fase di ribasso. Oggi però sta per finire una fase di rialzo, secondo me. Vedete queste linee verticali? Sono dei cicli. E questo ciclo oggi, con la candela di oggi, se conclude così, rimarrà stampato. Vuol dire che ogni volta che si crea questa linea orizzontale, di solito il trend tende a modificarsi, o rafforza la tendenza principale o cambia. Quando abbiamo avuto dei trend, delle valutazioni lente, quindi delle barre molto vicine, non c'è stata, diciamo, una continuazione del trend. Nel momento in cui invece c'è stato un trend molto più lungo, si è cambiato da ribasso a rialzo, quindi è molto probabile che vada anche a ribasso. Però finché non vedo qui un segnale di rosso, non posso avere la conferma. Mettersi al rialzo quindi diventa un po' azzardato, mettersi al ribasso è più intelligente, secondo me, come scelta, anche se bisogna essere disposti a mettere degli stop un po' larghi, quindi leggermente sopra i massimi attuali. Quindi stiamo un po' a vedere che cosa potremmo tirar fuori, e se proprio volessi posizionarmi, lo farei a ribasso, stop sui massimi precedenti, take sulla primo take sulla Kinshen del daily, secondo livello di take potrebbe anche essere inserito qui a circa 11.900 punti, quindi sui minimi precedenti. Quindi veramente un trend molto molto forte al ribasso, quindi se dobbiamo scommettere su qualcosa, scommettiamo sul crollo dei mercati. Yuri mi domanda: se un grafico è sporco su 4 ore, potrebbe essere pulito sui 5 minuti oppure un minuto? Certo, perché l'ottica dell'investimento dipende anche dal time frame. Se io voglio fare degli investimenti di pochi minuti, potrei anche lavorare su 5 minuti, quindi andare a selezionare delle fasi più chiare, quando ad esempio c'è, che ne so, un breakout dei prezzi sull'Akumo, un qualsiasi movimento che mi vada ad appoggiare la tendenza superiore, e allora su 5 minuti potrebbe essere più semplice da andare a studiare. Quando invece questa tendenza non esiste, allora diventa molto più difficile. Quindi il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di cercare di mantenerci, cioè di utilizzare un time frame che deve essere consono anche con la nostra strategia. Se io faccio intraday scalping, non mi vado a posizionare con i grafici weekly. Sicuramente guardo il weekly per avere un'idea della tendenza, ma poi vado ad utilizzare, che ne so, l'M30, l'H1. Se poi sono molto aggressivo, potrei utilizzare anche l'M5. Diciamo però che nel momento in cui scendi di time frame, i falsi segnali potrebbero essere molto più numerosi, quindi occhio. Poi New Zealand USD. Andiamo a prenderlo per Piero. New Zealand USD, New Zealand CAD Yen USD. Weekly. Scusate, i grafici sembrano sporchi, ma sono tutti elementi
molto importanti. Allora, il Wiggly ha una zona di resistenza sopra molto forte, tendenza ribassista e prezzi che si sono fermati attualmente sopra la Kumo, che hanno provato a rompere questa Kumo in Wiggly ma sono ritornati sopra. In questo momento sono sotto la Kumo, anche se l'Eikenashi non è ancora completa, ok? Sarà completa domani. Molto probabile che domani diventa tutta rossa. Sul daily si vede già l'attraversamento sotto la Kumo. L'obiettivo 0,6950 e 0,6915, quindi siamo a 60. Dai 60 ai 100 pips dal target, io rimarrei al ribasso. Stop a 0,7180, quindi rischierei tanto attualmente 170-160 pips per prenderne al massimo 100. Quindi il rapporto rischio-rendimento non è il migliore se dovessimo entrare proprio adesso in questo momento. Se sei entrato prima, invece, sicuramente già diventa più interessante. Quindi obiettivo 0,6950 e 0,6915, Piero, quindi se sei a ribasso aspetterei, perché secondo me ci arriviamo. Poi Saverio, il gold lo abbiamo visto anche settimana scorsa, la mia personale visione è ribassista, penso che il grafico non si sia modificato tanto, ma andiamo a prenderlo. Abbiamo weekly, ok? Weekly con questo rimbalzo 1261, prezzi incastrati e dicevo, un ritorno sotto la Kinshin attrarrebbe prezzi a 1261 e anche 1248. Per me questa visione è ancora valida. Nel daily notiamo che ci sono gli ultimi 3 giorni di debolezza, sono stati di debolezza. Non abbiamo ancora una chiusura sotto la Kumo e questo quindi rallenta un po' la mia visione, però se effettivamente dovesse scendere sotto la Kumo dovrebbe accelerare. Si sa, i trade dentro la Kumo sono sempre quelli più lenti, più difficili, più brutti da gestire. Quando vediamo un H4, che cosa notiamo? Notiamo che i movimenti di rimbalzo nell'H4 sono stati sempre più stretti, quindi a breve, cioè cosa intendo dire? Intendo dire questo: se prima c'è stato un forte trend, un rimbalzo, un altro e un altro, quindi sempre delle rette più piccole, vuol dire che a breve il mercato dovrà scegliere la direzione, ok? In caso di rialzo invece, quindi se il prezzo dovesse nel daily muoversi sopra la Kumo, andrei a prendere come punto di riferimento i 1370, che sono i vecchi massimi. Ok? Poi il DAX, abbiamo parlato, CAD/JPY, Antonio, certo, CAD/JPY, Antonio, CAD/JPY, eccolo qua. Allora, questo è tutto un grafico sempre legato al CAD, ok? Cioè allo Yen. Siamo praticamente a 90, il livello di supporto o resistenza a seconda della visione. I prossimi livelli sono 94,80 e 87,75. Zoomiamo. Fase laterale anche qui, come è successo sull'euro yen, sull'SDN, sulla sterlina yen, quindi tutto lo yen si è mosso praticamente nello stesso identico modo nell'ultimo 2 mesi, e anche per questo che i nostri EA che lavorano sull'euro yen sono molto affaticati, ma a breve si spera che finalmente prenderanno una decisione di movimento. Se dovessi mettermi oggi in posizione, sicuramente rivaluterei la posizione rialzista anche qui. Perché? Perché nell'H4 siamo sopra i 90, che è il nostro punto chiave. Non solo, siamo passati sopra la Kumo,
Abbiamo la King, una CQ span che ha attraversato i suoi prezzi, quindi visioni rialziste, la rossa sopra la blu, quindi tutto un po' verso l'alto. Tra l'altro il movimento rialzista ha subito nelle ultime, cioè oggi ha subito un movimento verso il basso, quindi lo stop ideale è 90, quindi rischiare 20 pips per una tendenza verso l'alto che mi possa portare qui anche un rapporto 1 a 4 ci può stare, e quindi per me è un long. Tutto si invece invalida sotto i 90. Sotto i 90 dovremmo poi andare a rivedere un po' il comportamento. Poi petrolio, sì, andiamo a vedere il petrolio. Partiamo sempre dal weekly. Spinta verso l'alto attuale, una spinta che è nata dentro l'accumulo, sta uscendo fuori. La settimana scorsa vedevamo che avevamo bricato dei punti interessanti di lungo periodo, e quindi adesso, anzi no, avevamo bricato ma siamo tornati dietro, adesso invece li stiamo proprio bricando. La mia idea è comunque di rimanere al rialzo su weekly. Sul daily, qui possiamo approfittare di un ingresso se il prezzo dovesse arrivare sulla blu, come è successo a settembre e poi a ottobre, inizio ottobre, quindi un ritorno verso la blu potrebbe aiutarmi per prendere una tendenza rialzista. Se dovessi entrare proprio in questo momento, metterei uno stop nella blu perché è il mio livello chiave, quindi visioni sempre rialziste. A ribasso no, a ribasso non vedo motivo per cui collocarsi a ribasso. Dow Jones, ok, Dow Jones. Dow Jones. Allora, il Dow Jones che cosa crea? Tendenze a rialzo, tutto è orientato a rialzo, io qui non voglio neanche guardarvi i grafici, vi dico, se siete long, ok, cercate di mettere gli stop più adeguati possibili, ma non fate gli short, assolutamente. Mentre sul DAX potrei iniziare a valutare le tendenze ribassiste, sul mercato americano rimarrei ancora un po' al rialzo, ok? Poi, Riccardo, Bitcoin, ne abbiamo parlato all'inizio, ma va bene, lo riprendiamo. Allora, Bitcoin vive una fase di rialzo molto forte, dove chi ha voluto mettersi a ribasso è stato quasi sempre punito. Il Bitcoin sta vivendo una fase di espansione, anche di maturità, e la concentrazione di capitale all'interno del Bitcoin potrebbero ancora far esplodere altri volumi rialzisti. Secondo me quota 6.000 ci arriva anche molto velocemente, prima che magari ce lo aspettiamo, e non è escluso che verso febbraio, se continua così, potrebbe anche arrivare a 10.000, ma non voglio sparare dei numeri a caso. Intanto guardiamo quello che c'è adesso. Io qui noto una fase di ribasso o lateralità che è durata circa 8 settimane, anzi un po' di più, 10 settimane, quindi abbiamo 2 mesi e mezzo, contro un trend che si è sviluppato dal minimo al precedente massimo in 6 settimane, quindi in metà del tempo. Poi qui di nuovo una fase abbastanza laterale che si è sviluppata in 8 barre e una tendenza dal minimo verso l'alto in 4 barre. Quindi sta rispettando, diciamo, una specie di regola di propulsione del trend in base anche a quanto tempo è stato in laterale. Quindi ora potrebbe nuovamente fare una piccola pausa e poi riesplodere in alto.
non è una regola matematica, ma essendo dietro il Bitcoin, essendoci dietro il Bitcoin, tanti capitali anche di persone che si sono trovate adesso ricchi senza volerlo, è probabile che nelle fasi di ribasso dovute alle cattive news a livello nazionale o altro, attualmente la gente è talmente sicura che questo Bitcoin non deve perdere valore che non entra in panic selling. Quindi le fasi laterali, secondo me, seppur volatili, non possono portare a una discesa esagerata. Questo non significa che dovete investire su Bitcoin o che non dovete usare stop loss. Significa che rimane un investimento rischiosissimo, però bisogna magari guardarlo quando si avvicina alla occasion. Ho notato che ogni volta che si è avvicinata la occasion avremmo avuto sicuramente degli ottimi spunti operativi. Non l'ho fatto neanche io perché non ci ho creduto, ma in realtà avrei potuto prendere un bel treno. Se guardiamo il daily, anche qui sempre l'avvicinarsi dei prezzi alla blue sono tutti punti interessanti per comprare. Quindi perché non aspettare un prezzo verso lo blu per riprendere nuovamente la tendenza verso l'alto? Quindi il mio consiglio è che se volete entrare, entrate non nella fase di entusiasmo, ma nella fase di paura del mercato. Perché ho messo questi rettangoli? Ho messo questi rettangoli perché queste fasi laterali, prima o poi, queste fasi laterali che si sono formate, prima o poi riattireranno i prezzi. Qui ad esempio siamo arrivati sulla base superiore, quindi sul lato superiore. Mi aspettavo un rientro, non ce l'hanno fatta. Quindi nel prossimo step a 4700 pips circa, se ci arriva, potrebbe essere un buon punto per rientrare. Quindi me li tengo qui in visione per vedere un po' che cosa succede la prossima volta. Poi, non è messa sulla doji rettangolo, il rettangolo prende in considerazione il range medio di questo valore, ok? Quindi l'ho valutato in questo modo e poi è dello stesso, cioè ho preso la stessa distanza precedente, l'ho riportata qui. Non è un caso che si vede solo la doji lì dentro. Poi, Moreno, può ripetere USDN? Sì, USDN weekly. Allora, USDN weekly, vediamo se possiamo pulire un po'. Ok, allora, USDN weekly abbiamo una fase anche qui laterale, che nelle ultime, si vede qui nel daily, l'ultimo mese, praticamente su e giù, ma laterale. Nel weekly ci stiamo stabilizzando sopra la Kumo e questa Kumo è piatta, lunga e senza una particolare tendenza, se non solo il colore blu. Il fatto che si sia stabilizzata qui sopra mi fa pensare che probabilmente si stanno accumulando numerose posizioni e che a breve potrebbe esplodere di nuovo una forte tendenza. Personalmente, reputo che il trend di lungo periodo è ancora a rialzo e specialmente questa doppia imposizione su 108,80 mi fa riflettere sul fatto che il mercato comunque a un certo punto qui viene sempre respinto verso l'alto e quindi sul daily, sull'H4 cercherei solo dei punti di ingresso rialzista. In particolare sull'H4 notiamo che il prezzo fatto questo giochino che ha rimbalzato sulla base della Kumo senza romperla sotto e adesso si sta riportando qui nella zona piatta che è a 112,50 circa, quindi da questa zona potrebbe riportarsi verso l'alto. Tutto
Tutto questo significa che ammettendo magari un rischio fino a 112, quindi un 50 pips di rischio, e accettando questo tipo di valutazione, il target a 113,50 e poi addirittura a 115 è molto probabile, quindi significa rischiarne 50 per prenderne anche 300. Mi sembra un buon rapporto rischio-rendimento.